La riabilitazione neuropsicologica ha tantissime definizioni, quello su cui voglio portare l'attenzione è che è un processo terapeutico. Non è un qualcosa che si fa, qualcosa che si improvvisa, ma richiede determinate caratteristiche dell'intervento di neuropsicologia. L'obiettivo è quello di eliminare, ridurre o evitare l'aggravarsi delle patologie e devo dire che col passare degli anni il nostro intervento, quindi lo spazio aperto al nuovo lavoro del neuropsicologo in riabilitazione è rivolto a quei soggetti che proprio vogliono evitare l'aggravarsi di deficit. Abbiamo sentito prima da Viola Nicolucci il Parkinson, ma il deterioramento cognitivo. Dicevo che è un intervento terapeutico e quindi non è utile che la riabilitazione neuropsicologica si svolga con qualche attività. Occorrono esercizi adeguati e, come è già stato ripetuto più volte nel corso della giornata, l'esercizio più utile è quello che è calzato sul paziente. E allora, o abbiamo uno strumento che consente di vestire, di adeguare il profilo, oppure comunque rischiamo di proporre delle attività che non sono attività riabilitative, possono essere attività di mantenimento, attività di svago, intrattenimento, ma del tutto simili a ciò che i parenti possono fare per far passare bene il tempo del paziente, non terapeutici. La conferenza di consenso celebrata a Siena ci ha delineato quali sono stati i risultati relativi all'efficacia dell'intervento di riabilitazione neuropsicologica. Qui vedete numerosi punti, direi che ancora una volta lo stress è stato portato sulla necessità che l'efficacia avviene se l'esercizio è strutturato, calibrato sulle difficoltà del paziente, quindi non standardizzato. La riabilitazione neuropsicologica è un processo che ci vede partecipare in team attorno ad altri professionisti che gravitano attorno al paziente. Naturalmente il progetto si deve poggiare sui solidi modelli della psicologia cognitivista, si deve poggiare su delle conoscenze su come la patologia interviene, ma soprattutto, ritornando all'esercizio calzato, l'esercizio deve essere vestito e calibrato esattamente sul risultato dell'osservazione, dell'analisi, della valutazione del paziente, che deve considerare quali sono i punti di forza e di debolezza e poi deve prevedere la possibilità di vestire l'esercizio. Qual è il modello scientifico che sottostà alla collana Erika, che è una piattaforma di riabilitazione? Innanzitutto la modularità. Gli esercizi prevedono degli step in successione che devono essere superati. Il paziente comincia dallo step inferiore, gradatamente viene portato attraverso la modulazione delle variabili a superare ciascuno step. La flessibilità è la caratteristica principale. Gli esercizi non sono codificati, pronti per l'uso, come avviene con altre proposte. Si prende il CD, lo si inserisce nel PC, si clicca e si parte. No, la difficoltà sta proprio nell'avere a disposizione numerosissime variabili e sono proprio queste variabili da settare che ci consentono di adeguare l'esercizio e calibrarlo alle difficoltà del paziente. L'automatizzazione, che avviene grazie al fatto di esercitare il paziente in determinate abilità, ma in contesti ogni volta diversi. Il modello del controllo dell'azione di Norman e Challis ci dà numerosi riferimenti in proposito e la caratteristica principale è proprio quella di comprendere che se noi somministriamo lo stesso esercizio immodificato, noi potremmo arrivare a condizionare il paziente a rispondere. Condizionare il paziente ad esercitarsi con quella modalità è solo modificando il contesto all'interno del quale noi possiamo proporre una determinata abilità che miglioriamo la funzione cognitiva, non lo condizioniamo alla risposta. L'uniformità del livello di difficoltà.
Gli esercizi sono tutti strutturati in livelli. Quando il paziente lavora ad un certo livello, per moltissime sedute c'è la possibilità di variare il materiale ogni giorno. Questo fa sì che questa tipologia di intervento sia utilissimo nella ricerca, laddove io posso modificare una o più variabili, ma poi devo garantire l'uniformità della costruzione del materiale. E poi la versatilità. Ci sono esercizi che sono molto semplici, che possono essere utili per l'età più giovane e per i pazienti più gravi, ma poi ci sono degli esercizi difficili, molto difficili, per rispondere, come dicevo prima, all'esigenza di tutti quei pazienti che sempre di più arrivano da noi neuropsicologi a chiedere l'intervento. Facciamo la valutazione neuropsicologica, ancora i test ci dicono che siamo in un range di normalità, ma quale normalità? Sappiamo che il criterio di normalità è estremamente vasto. Questi pazienti ci raccontano di aver perso le capacità. Io ho imprenditori che mi dicono: io esco dalla riunione di lavoro di 3 ore, sono distrutto, devo andarmene a casa perché non riesco più a tollerare. Facciamo i nostri bei test neuropsicologici, sono nel range di normalità. E allora, o abbiamo un materiale in grado di rispondere a queste esigenze, quindi un materiale molto difficile, un materiale che metta davvero in difficoltà questi super soggetti che avevano delle abilità cognitive e, svolgendo l'attività lavorativa, richiedono ancora di poterle continuare. Le caratteristiche dell'utilizzo del computer in riabilitazione: la prima è che è divertente. 30 anni fa ho presentato a un convegno di fisiatri il mio primo progetto di riabilitazione neuropsicologica con il computer, e lì mi è stato detto: mai e poi mai i nostri pazienti metteranno le mani sui suoi infernali strumenti. Allora anche i medici erano lì che non riuscivano nemmeno a scriversi le lettere, le facevano scrivere dalle segretarie, e ancora il computer era lontano per loro. In realtà io utilizzo da 30 anni questa modalità di lavoro con i pazienti. Non ho mai avuto nessun soggetto anziano che non si sia divertito, che non abbia voluto ingaggiare una competizione con se stesso per raggiungere, per sorpassare il livello, per quanto ho fatto oggi, dove sono arrivato oggi e l'altra volta, cioè hanno sempre un goal da raggiungere, perché se l'esercizio è calibrato esattamente è di un po' più difficile rispetto a quello che stanno facendo. E poi quando la competenza migliora, e allora si modifica un'ulteriore variabile di un pochettino per renderlo ancora più difficile, ma comunque con un goal che è raggiungibile. Inutile dire che le potenzialità del computer mettono movimento, colore, catturano l'attenzione e quindi riattivano la motivazione alla partecipazione alla seduta. Il computer è funzionale perché ci permette di giocare con i colori, le porzioni di spazio in cui presentare gli stimoli, l'introduzione di segnali acustici e soprattutto l'introduzione degli stimoli in movimento, che sono così simili alla realtà attuale in cui il soggetto è calato. Inoltre è indispensabile perché moltissime volte noi dobbiamo lavorare con dei tempi di presentazione degli item che sono non ottenibili attraverso modalità manuali, oppure lasciare dei tempi precisi per rispondere che sono ancora una volta difficilmente gestibili. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un materiale che dà la possibilità al riabilitatore di avere delle sequenze di lavoro già pronte e preparate? Il risparmio di tempo, innanzitutto. Pensate a quanto tempo impieghiamo a tirar fuori dall'armadio tutto il materiale ogni volta che abbiamo un paziente e a rimetterlo a posto per il paziente successivo. Quali sequenze di lavoro sono già tutte predisposte? Una volta che è stabilito il livello, io ho già tutte le sedute che sono pronte per i giorni successivi e ho la garanzia che ogni giorno il mio paziente lavora sempre a quel limite che io ho stabilito.
e quindi l'offerta che io faccio al mio paziente non risente del fatto che oggi sono un po' stanca e ho meno voglia di inventarmi il materiale, oggi è il venerdì, sono le 4, sono un po' stufa, oggi è lunedì, ieri sera ho fatto un aperitivo un po' pesantino e quindi alle 9 non sono così preparata. Insomma, i pazienti hanno diritto ad avere il materiale giusto e giustamente calibrato. È possibile monitorizzare l'efficacia complessiva del trattamento. Questa è una cosa a cui gli psicologi sono poco abituati. Noi abbiamo bisogno di dimostrare cosa facciamo. Io mi arrabbio terribilmente quando sento dire: questo paziente ha un problema, fagli qualcosa di memoria. Per forza che c'è questa consuetudine, perché quando noi finiamo il nostro trattamento di riabilitazione, che cosa diamo come output? Una relazione in cui scriviamo che abbiamo fatto degli esercizi di memoria. Eh no. Io ho la possibilità di documentare seduta per seduta, esercizio per esercizio, che cosa ha fatto il mio paziente, quali item, quanti item, quanto tempo, quali sono stati gli aiuti che gli ho fornito e quale il risultato dell'esecuzione dell'esercizio. È solo mediante la monitorizzazione puntuale e solo mediante il fatto di fornire dei report che indicano che il neuropsicologo non è quello che si improvvisa, forse fa quattro chiacchiere con il paziente, ma è quello che ogni giorno ha somministrato questo esercizio di attenzione, questo esercizio per questa peculiarità di intervento di memoria. La possibilità di lavorare con qualsiasi PC. La collana Erika funziona su una chiavetta USB, per cui io lavoro in ospedale con la mia chiavetta, metto la chiavetta nel computer, su qualsiasi computer, non sono legata allo studio che quando quel giorno è occupato non so più cosa fare, vado in qualsiasi studio, tolgo la mia chiavetta, quando ho finito di lavorare tutti i dati relativi alla seduta sono memorizzati sulla chiavetta. Vado io il paziente in regime di libera professione, lo tratto al domicilio, al suo domicilio. Io vado a casa del paziente con la mia chiavetta. Se c'è un PC che posso usare, uso quello del paziente. Se non c'è, mi porto un portatile, ma lì mi porto tutto. Sono una tartaruga che al suo interno ha tutti i dati che derivano dalla somministrazione. Naturalmente poi è necessario fare dei backup. E poi il fatto che finalmente nella mia struttura sono felici perché non stampo più, non consumo più carta. Io memorizzo, tutti i dati sono informatizzati, stampo solo i report che mi servono, ma tutto è mantenuto, nulla è perso. Tutti i dati relativi a tutti gli item somministrati, tutte le risposte del paziente ci sono opportunamente recuperabili in caso di revisione e di ricerca. La piattaforma è organizzata per agevolare l'attività del neuropsicologo. Sono 35 esercizi che si interessano di 5 aree di intervento: l'attenzione, la cognizione spaziale, la memoria, le funzioni esecutive, eccetera. L'utilizzo consente di creare cartella riabilitativa per ogni paziente, definire un programma di intervento e registrare all'interno di questa cartella tutte le sedute e tutti gli esercizi. Durante la somministrazione dell'esercizio è possibile selezionare tutte quelle variabili, poi se faccio in tempo vi faccio vedere almeno un esercizio di attenzione, quali sono le variabili, perché ci si rende conto, e poi è possibile dare feedback dell'errore al paziente, non sempre online durante l'esecuzione, ma sempre alla fine dell'esercizio, perché il paziente può imparare dagli errori che ha fatto e deve riconoscere di avere sbagliato per essere motivato a proseguire. Dopo l'esecuzione si valutano i risultati col paziente e vengono archiviati i dati. Procedo. Volevo mostrarvi un esercizio. Ecco, quali sono quindi queste variabili, no, di cui abbiamo parlato? Come si fa a costruire un esercizio a misura? Ad esempio, per l'attenzione, le variabili sono la numerosità degli item. Scelgo 10 item, l'esercizio dura pochi minuti. Scelgo 300 item, l'esercizio dura un quarto d'ora o 20 minuti. La grandezza e la pregnanza dello stimolo, perché in un esercizio di attenzione la detezione è il primo momento.
la possibilità di somministrare stimoli diversi verso simili, quindi per complicare di volta in volta il compito al paziente, il luogo di comparsa dello schermo, sempre al centro, oppure in una zona ridotta, oppure a tutto schermo, qual è la durata della pausa tra uno stimolo e l'altro, persino questo è un elemento fondamentale, qual è il tempo di permanenza degli item, naturalmente item di natura lessicale hanno bisogno di più tempo per essere analizzati, stimoli invece di natura grafica possono farlo di meno, il numero delle alternative tra target e distrattori, go no go, e poi la concomitanza dei compiti e la possibilità di agire sugli stimoli in movimento. La permanenza dello stimolo, 400 millisecondi fino a qualche secondo. Quando ho un paziente con una grave adinamia verbale, una adinamia motoria, il paziente ha bisogno che lo stimolo rimanga sullo schermo secondi prima di decidere a organizzarsi. La pausa minima e massima, posso dare i valori all'interno del quale il programma sceglie la pausa corretta. E poi il tipo di stimolo. Ogni giorno uno stimolo diverso. Io non posso esercitare il paziente a rispondere alla lumachina, perché condiziono in quel modo a rispondere a una lumachina. Ogni giorno io devo scegliere uno stimolo e il contesto all'interno del quale lo stimolo compare. La dimensione dello stimolo, per quel discorso di pregnanza che si lega alla prima fase di un esercizio di attenzione che è la detezione, la porzione di spazio che è occupata dalla comparsa degli stimoli. Gli stimoli possono essere presentati sempre al centro dello schermo, oppure in una porzione ridotta, oppure a tutto schermo. È possibile consultare una griglia che illustra brevemente quali risultati sono stati ottenuti nelle sedute precedenti, perché questo è il modo che ha il riabilitatore per valutare di volta in volta quali variabili ha utilizzato la volta precedente e a quel punto decidere, qualora la prestazione sia ritenuta ottimale, di modificare un parametro alla volta. Comincerò aumentare la porzione di schermo, oppure a ridurre la grandezza dello stimolo, oppure a renderlo meno pregnante giocando sul colore e lo sfondo, oppure agire sulla permanenza dello stimolo, oppure agire sulla numerosità. Ecco, una variabile alla volta per passare poi all'esercizio di livello successivo. Naturalmente c'è un manuale che illustra in modo dettagliato quali sono le caratteristiche dell'esercizio, come deve essere implementato, e questo è un termine che dobbiamo imparare, e vuol dire proprio quali variabili, come vesto il paziente, come eseguire e poi come avvenire il risultato. Questo è un esempio di un report, di un esercizio di attenzione focalizzata, vedete qui ci sono le caratteristiche del settaggio, questi i tempi di risposta totale, a sinistra, a destra, il numero delle omissioni e poi stimolo per stimolo, in modo proprio da non perdere nulla, in questo senso dico che è molto adeguato per l'attività di ricerca, perché se somministro 300 stimoli ho per ogni 300 risposte la collocazione dello spazio, la caratteristica e il relativo tempo di esecuzione. Ok, mi fermerei qui visto il tempo a disposizione, grazie. Io ringrazio molto Maria Grazia Inzaghi. Quando prima parlavo facevo la metafora del navigatore a fianco del conducente dell'automobile, mi sembra che qui abbiamo un esempio di come le nuove tecnologie possano svolgere una funzione simile anche nella nostra pratica clinica.